5 giorni di campo di inglese nella scuola della Gaiazza. Come si sono comportati questi bambini? Ma sicuramente hanno giocato tantissimo, hanno parlato inglese per 5 giorni, per 8 ore al Solo giorno. inglese. Si sono sforzati ovviamente perché soprattutto per i più piccoli non è semplice andare dietro alle richieste dei tutor. Ci pare che si siano divertiti tanto, anche le famiglie ci hanno dato dei report positivi. Com'è l'approccio con l'inglese per questi bambini? Cosa fate? L'approccio per questi bambini è stato, diciamo, giocoso, festoso, allegro, nulla di scolastico, semplicemente attività all'interno della scuola, ma anche tante all'esterno, canti, giochi e spettacolini vari. Quindi una giornata tipo? Giornata tipo inizia col saluto e con una serie di canti, poi prosegue divisione nei vari gruppi a seconda dell'età dei bambini. Tutti seguiti da un tutor, sono 6 tutors, di cui 5 britannici e 1 canadese, e poi va avanti con una serie di attività. Ogni giorno ha delle attività particolari, ad esempio lunedì hanno fatto le Olimpiadi, quindi diciamo sullo sport. Il martedì hanno fatto il giorno della cultura, quindi questi ragazzi hanno spiegato, diciamo, le informazioni principali, sempre giocando e facendo vedere tante cose del territorio di provenienza. E il mercoledì hanno fatto di nuovo dei giochi, come ad esempio il painting, giochi sempre con l'acqua, sempre a punteggio e poi alla fine giornata, a seconda dei punteggi che avevano dei premi. Il giovedì giochi d'acqua e il venerdì il giorno del final show. I tutors stranieri sono stati ospitati sempre qui in Valpolcevera da delle famiglie. Sì, sono stati ospitati da 6 famiglie, 6 tutor, 6 famiglie che si sono rese disponibili e diciamo erano parecchie le famiglie che avrebbero voluto avere in casa questa opportunità di parlare inglese. Noi abbiamo fatto una scelta in base a determinati requisiti individuati da noi e sono stati ospitati da queste famiglie che insomma hanno contribuito alla buona riuscita del camp, portandoli in giro, facendo vedere il loro Genova, facendo anche delle attività insieme, oltre all'orario, diciamo, dell'attività del camp. È un'attività che esiste anche in altre scuole della Valpolcevera. Sì, da qualche anno viene fatto in varie scuole. Io mi occupo ad esempio di quello di Sararicò, che solitamente viene fatto a giugno a fine scuola, ma c'è anche a Ponte Decimo, a Mignanego, diciamo che si sta espandendo abbastanza come cosa, come idea. Requisiti deve avere la scuola per poter ospitare queste attività? Ora deve essere una scuola, diciamo, vabbè, con tutte le aule, tutti gli spazi necessari, in particolar modo palestra, uno spazio esterno e un giardino. City Camp è organizzato da ACLE, che è un'associazione linguistica che si occupa di City Camp da 32 anni, che ha sede a Sanremo, ma che ha queste attività in tutta Italia e anche all'estero, quindi sono molto preparati, sono riconosciuti dal MIUR.